Letta. Buonasera Ministro. Allora, lei è seduto qui di fronte a me. Lei lo guardava X Factor? No, mai visto. Niente X Factor, neanche il Grande Fratello. Il primo il suo. Ah, beh, sono onoratissima, vede, almeno quello. Allora, lei non si ferma mai. Ieri era all'Aquila al Consiglio dei Ministri, l'altro ieri a Milano a firmare le copie del suo libro. Quante copie ha firmato? 63. 63? Cioè, no, vendute, numero vendute, preciso. Vendute. Sì. È vero che la prima cosa che chiedeva sua madre quando lei e suo padre tornavate a casa la sera era: quanto avete incassato oggi? L'incasso. L'ha raccontato l'altro giorno, sì, mentre firmava le copie. Sì, perché beh, per una famiglia di commercianti è la vita. E quindi lei è abituato a concretizzare? Assolutamente tutto. Il libro è Rivoluzione in corso, dedicato alla sua fidanzata Titti, alta, bionda e bellissima. Ho letto che vi sposate, congratulazioni. Lei compie 59 anni, non è mai stato sposato? No. Come mai, se posso chiedere? Non è capitato. Due volte volevo io, due volte non volevano loro, quattro diverse, e non è andata. E invece, insomma, stavolta ci siamo. Penso di sì. Ho visto anche che fa dei mobili sempre no, dedicati a Titti. No, ma quello è un gioco. Oggi quello, era il Salone, sì, del Mobile. Quello è un gioco. La cosa più bella del Salone del Mobile non ero io. Era che era bellissimo. La fiera straordinaria. Tanti espositori che hanno investito un sacco di soldi e tanta gente. Insomma, le è piaciuto. Un buon simbolo di cose che girano. Sta girando. E da economista, che è il mio mestiere, ho sentito l'Italia bella, l'Italia che riprende, la fiducia. E quindi lei rimane ottimista? Assolutamente sì. Nonostante il problema, guardi, delle tasse? Ma quali tasse? Forse Tremonti qualche problema ce l'avrà. No. Dice di no? No. L'Italia è un grandissimo paese, fatto di tanta gente per bene, che lavora tantissimo. Oggi al Salone del Mobile ho trovato un pezzo di Italia straordinaria, tanti lavoradipendenti, lavoratori autonomi, tanti anche dipendenti pubblici, tanti lavoratori. Perché lo dici con quella faccia, tanti dipendenti pubblici? Perché quando la vedono, mi piacerebbe, magari... No, mi piacerebbe che fossero il fiore all'occhiello del paese, e così non è, e lo sappiamo tutti. Ma è migliorata la situazione da un anno a questa parte? Sta migliorando. Si è ridotto il tasso di assenteismo del 45%. Cioè, sembra solo praticamente con i suoi annunci, no, in realtà. No, annunci, lei, mi meraviglio di lei. No, ho letto il suo libro. Cade in un luogo comune. Che già a luglio, quando a luglio ancora, c'era già una legge. Il decreto legge è di febbraio, sì. Giusto? No. Il decreto libro. Legge di fine Via. Giugno, no, è qua. Il decreto legge di fine giugno. E quello del 25 febbraio cos'è? No, quello è la legge. La legge di riforma, il decreto legge 122, poi è diventato legge 133, dai, fa bene fidarsi. No, però lei anche e a luglio punto... c'è il primo impatto, il primo impatto è che chi sta a casa per malattia perde il salario accessorio 10-15 euro, immediatamente le assenze per malattia precipitano del 40-45%. Il dato è strutturale, nelle scuole, non so se lei ha figli? Io ho due figli. E si è accorta di niente che a scuola gli insegnanti... Ci sono meno assenze? Sì. No, all'inizio dell'anno c'erano parecchie assenze. È sfortunata. No, sfortunata. È che la signora era malata. Il 40-45% degli insegnanti non... Però diciamo al Ministro, non tutti gli dipendenti malati sono dipendenti che fingono di essere malati. Ma che cosa c'entra? C'è stata una riduzione del tasso di assenteismo per malattia del 45%. Chi era malato veramente ha continuato, certo, ad ammalarsi, quelli che erano malati per finta hanno cominciato ad andare a lavorare. No, tra l'altro lei fa parecchie cifre, vale la pena citare, scrive, alcuni casi limite, perfetti esempi di faccia tosta. All'ISPRA, Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le minori assenze per malattie in un anno hanno raggiunto il 94%. All'ISAE lo stesso, e sono tanti gli enti dove tali percentuali si collocano attorno al 70%. Posso dirlo, che schifo, sì, lei ha scritto. Sì. E non tanto su chi fa le assenze,
sui loro dirigenti che non controllavano. E cosa è successo a questi istituti? E che solo per ragioni economiche, non tanto perché i dirigenti siano diventati più attenti, la gente fa meno assenze, del 30, 40, 50, 60, ma 70, 80%. Ma hanno avuto una punizione, sono stati richiamati? Perdono 10-15 euro al giorno, questa è la punizione. Nel capitolo Operazione Trasparenza dà delle altre cifre, ad esempio sulla legge 104 che regola l'assistenza ai disabili. Lei nota che le ore medie di assenze consentite per assistere i familiari disabili sono 15 al nord, 23 al centro e 29 al sud e isole. Guardi, la 104 è una forse legge... al sud ci sono più disabili. Non è vero, statisticamente non è così. Allora, le faccio... È la legge, che la, legge consente... 104, la legge 104 è una legge straordinaria che consente ai dipendenti pubblici e privati che abbiano in casa dei familiari con gravi handicap di prendersi 3 giorni al mese per assistere questi familiari. Bello, bellissimo, giusto, straordinario. Solo che nessuno controlla e che magari si fa passare per un nonnino con la sciatica per una parente affetto da gravi handicap. Il risultato è che questa legge è abusata, nessuno fa controlli e che porta questi paradossi nell'utilizzo e nei mancati controlli. In Umbria sono 35 le ore, in Val d'Aosta meno di 10. Quindi vuol dire che... Ma non può essere che in Umbria c'è maggiore attenzione ai parenti malati? No. Perché questo è un diritto, no, è un abuso, è certamente un abuso. Purtroppo non ho ancora perfezionato la norma, nel senso che è ancora in discussione al Parlamento, farò una banca dati, controllerò e tutto a favore delle famiglie di coloro che hanno veramente i disabili in casa o da accudire, contro gli approfittatori. Glielo devo dire, ho trovato un errore in... Rivoluzione in corso. Lei scrive, nella foto di gruppo finì tra Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo, due spilungone, così debuttai felice, piccoletto e imbarazzato. In realtà abbiamo cercato negli archivi, ma in tutte le foto ufficiali che ora mandiamo, lei è tra la Meloni e la Prestigiacomo. Dopo si è spostato, però nella foto, la foto ufficiale, quella seduta, ero tra le due. Ah, quindi come se eravate seduti? No, prima eravamo in piedi purtroppo. Ma poi avevano anche i tacchi le infami. Lei ne parla però sempre della sua statura, anche nel libro. Non ne parlo solo io, ne parlano anche gli altri. Eh sì, però lei insiste, continua a darsi il piccoletto, anche qui. Così il piccoletto, il figlio del bancarellaro, metteva piede nell'istituto più prestigioso. È una tattica, naturalmente. Perché lei dice, se lo dico io, gli altri non lo dicono più. Dopo la carriera... Sa cosa faccio di solito, cosa facevo di solito all'università, eccetera, quando entravo la gente cominciava a sorridere e così via. Dicevo, mi alzo in piedi, anche se non miglioro di molto la situazione. Grande risata e a quel punto avevo risolto il problema. Lei quando ha capito che era un po' più piccolo di statura della media? Oh, da subito, ero sempre il primo della fila. Quindi già all'elementare. Quando eravamo messi in fila, una volta si veniva messi in fila, non so se adesso si viene ancora messi in fila. Ma ne ha sofferto? Beh sì, fino a una certa età certamente, dopo no. Senta, so che è banale il ragionamento, ma può centrare la sua grinta con quella sofferenza? Forse che sì, forse che no. Dopo la carriera universitaria a Padova arriva il primo incarico romano alla Fondazione Brandolini, dove si occupa... Cosa leggo dice? Il suo libro, pagina 11! L'hanno scritto Brodolini, uffa, il padre dello Statuto dei Lavoratori. Ma sì, Brandolini, Brodolini. Ma cosa dai. Dice? Cosa dice? Ma non sono queste le cose che contano. La cosa che posso conta... Posso dire? Sì. Lei in questo momento ha detto una bestemmia. Oddio, mi dispiace. Allora, Giacomo Brodolini... Un ministro del lavoro, il padre dello statuto dei lavoratori, morì di cancro mentre stava facendo approvare una legge fondamentale per i diritti dei lavoratori. Mi dispiace molto. E guardi, io ho diretto per 20 anni la fondazione dedicata a questo grande italiano e mi dispiace che proprio una persona sensibile davvero. Come lei abbia detto no, cosa ma sarà si mai. Figuri, la mia era una battuta, massimo rispetto. Ma evidentemente e non lo conosce. No, non lo conosco, l'ammetto. Lo ammetto, però io volevo arrivare a un'altra cosa. Se fosse la mia allieva la boccerei. Meno male che non lo sono. Vabbè. Allora,
Io volevo arrivare a questa scenetta che mi ha molto colpito. Lei scrive a pagina 11: la sera ero al mio posto fino a tardi e la mattina cominciavo prestissimo. Non era solo dedizione alla causa, era che dormivo in ufficio quasi di nascosto buttando giù la branda quando gli altri se ne erano andati. Cioè dormiva lì. Sì. E perché? Perché non c'erano soldi. Era già un professore incaricato, si guadagnava molto poco. E non si poteva pagare una stanza fuori? Costavano. E la Fondazione Brodolini non aveva molti soldi da darmi. Si apriva, era un archivio dietro la mia stanza, c'era un lettino di quelli Perché mi ha colpito? Perché sì. Ho immaginato che un dipendente pubblico faccia la stessa cosa, lei non sarebbe contento. Ma quello non è mica un ente pubblico. Ufficio, certo, però... Quello è un ente privato. Quindi cambia sostanzialmente. Totalmente. Allora quando si dice privatizziamo il pubblico perché così mai, diventa non più mai efficiente? Detto. Io non ho mai detto. Quindi lei non è d'accordo con chi vuole privatizzare? Se lei avesse letto il libro... Beh dai però, ministro, sia tranquillo, il libro l'ho letto, l'ho anche detto, letto che mi è piaciuto. Non l'ha letto bene. Ma non faccia il professore con me però. Non ha letto bene. Guardi che sono capace anch'io di fare le battutine. Le facciamo? No, ma sì. Lo sto facendo, non l'ha letto bene. No, una semplice allora, ragione. Devo ammettere che non l'ho imparato a memoria. Non voglio questo mai imparare a memoria. Anche perché non è che proprio sia così avvincente da doverlo imparare a memoria. Ci sono, come le ho detto prima. Allora, prima di tutto però bisogna leggerlo. Allora, lei come non l'ho letto prima. Lei sa perché non l'ha letto? Perché questa sua domanda... Ma è antipatico, come? Ministro, glielo posso dire? Cosa? È un po' antipatico. Perché lei deve essere sempre... Perché lei deve essere sempre... Io sono assolutamente ben disposta. Anch'io sono ben disposta nei suoi confronti. Ho letto il suo libro. Non ha letto. Sa, io faccio quattro interviste. Immagino. Quindi posso sbagliare. Allora, è un anche errore una non sapere... Anche una redazione di quasi 40 persone. No, veramente sono in 25 10. Più 15, mi no, hanno detto. No, allora, siamo in 15 e la prego di cambiare tono con anche me. Lei. Ha capito? Anche perché lei. Io sono gentilissima anch'io? Nei suoi confronti. Anch'io? Quindi anch'io? La prego di cambiare tono. Anche lei. Bene, cambiamo tono? Cambiamo tono. Bene. Torniamo all'8 maggio dello scorso anno. Dopo il giuramento, lei arriva a Palazzo Bidoni, scrive: mi sono seduto alla scrivania. Dovrei essere abituata a sentirmi piccola ancora, eh? Ma vede che lei attacca? Ma no, l'ho scritto lei, ministro! Vabbè, le hanno preparato una cosa deviante. Ma lo smetta con, anche questa, lei lo smetta. Con questo modo di fare. Perché lei, allora, io faccio io dell'autoironia. Non so, veramente non mi sono mai trovata in una condizione del genere in vita mia. Beh, forse la prima volta fa bene. Veramente, mi sento molto in imbarazzo, ma per io, non per me. Perché io non vorrei mai mettere i miei ospiti in imbarazzo. Ma io no, io non sono in imbarazzo. Pensi che io avevo, mi ero detta questo, proprio posso dirle, sapendo come Brandolini lei mi ha turbato. Mi dispiace, ma mi scuso moltissimo, però vede, qui c'è scritto Brandolini, qualcuno è sbagliato. Un errore, un refuso. Io confesso che non lo sapevo, però da parte sua non è simpatico fare accuse alle 40 accuse? Persone, non ha letto il libro, le assicuro che l'ho letto. Mi dispiace letto. Che non abbia letto il libro, ma le hai detto che non le piace, quindi vuol dire che l'ha letto. No, allora, io come le ho detto prima, ho trovato la prima parte del libro piuttosto interessante, la seconda, Gioco Forza, dove ci sono tutte le cifre, i numeri, le cose, non è il mio pane, e a me piacciono le storie. Quindi mi sono piaciuti i primi capitoli dove lei parla di lei a scuola, il magistero che passa al liceo e tutte le emozioni. Quindi mi sono anche scritta delle cose dal libro proprio per, come dire, parlare del suo testo e non parlare delle solite cose, gli statali. Volevo parlare del suo libro. Parliamo del libro. Detto questo mi sta mettendo un po' in difficoltà. Proviamo ad andare avanti? Quando vuole. Dai. Vediamo se qui non... C'è qualcosa da dire? Allora, dei disabili le ho già detto. Ah no, ecco, avrei un altro argomento, ma qui figuriamoci, indisposto come è, mi mangerà viva. Indisposto. La lezione di oggi alle belle ragazze. Parliamo di questo. Non era oggi, era ieri. Sì, ecco. Allora, io ho fatto una lezione di 2 ore abbondanti a un gruppo di candidabili, l'avevo fatta anche 2 giorni prima, ho fatto 4 ore e mezza di Europa. Ho spiegato cos'è l'Europa, un bilancio europeo, come si è formata l'Europa, la triangolazione delle procedure legislative in Europa, che è una cosa un po' complicata.
ho spiegato le tecniche elettorali, i sistemi elettorali, cose... Ma è vero che c'era un gruppo di ragazze, ex attrici, ex Grande Fratello, ex ballerine? Io questo l'ho letto sul giornale, non ero presente. Io non l'ho neanche letto. Mi hanno chiesto, dal mio partito, di raccontare la mia esperienza in Europa di professore. Io volevo chiederle cosa lei pensa del fatto che si faccia un corso di politica di 3 giorni per essere selezionata per diventare candidato europeo. Sono state 2 settimane, europei. Sono state 50 ore di lezione. Mi sembrano comunque poche. 50 ore di lezione è la quantità di un corso universitario. Allora, la domanda è, secondo lei, per fare il candidato alle elezioni europee, va bene avere una formazione di questo tipo, qualunque? Gli altri partiti non hanno fatto neanche questo. Quindi in Europa va bene che ci sia l'ex del Grande Fratello, l'ex tronista, l'ex Valletta. Anche giornalisti, anche mezzi busti, anche imprenditori, anche tutti, cittadini. Va bene. Anche quindi. Sue colleghe, sì, che poi magari si stufano e mollano tutto a metà strada. Ma ripeto, io volevo solo una sua opinione. La mia opinione, io avevo, opinione avevo delle persone, giornale, avevo delle persone, io sono abituato a giudicare, sono normalmente pronto a giudicare le persone da quello che vedo e non da quello che scrivono i giornali di gossip. Benissimo. Lei è d'accordo allora anche con questo. Pagina 24, Facebook, qui ci siamo. È un fenomeno che mi ha quasi travolto. Quanti amici ha? Attualmente sono poco meno di 45.000. Ma li accetta tutti da solo? No. Ha degli assistenti? Ma certamente. E risponde a tutti? Io rispondo direttamente a tutti su segnalazioni che vengono fatte dai miei collaboratori, fuori dal Ministero naturalmente, perché questa è un'attività privata. Quindi non durante le ore di lavoro? Il lavoro mio sì, sì, ma non il lavoro ministeriale. E le domande più rilevanti rispondo io, alle domande più rilevanti rispondo io. Volevo far vedere il video che lei ha fatto per Facebook, perché è molto fresco. Lei è un po' intimidito, però si vede che vuole usare il mezzo. Mostriamolo. Amici di Facebook, buongiorno. So che siete in tanti, questa è la prima volta che mi rivolgo a voi. Grazie intanto di esserci, io finora non ho fatto niente per colloquiare con voi. Da adesso, se vorrete, potremo parlare un po' insieme. È molto tenero in questo video, perché l'ha fatto? Perché si fa, perché Facebook mi hanno spiegato, io ci capisco poco di queste cose. È un rapporto personale, è un rapporto diretto, quindi potevo anche starmene fuori, ma non va bene. Io faccio uno di questi video così molto amatoriali con la macchinetta una volta alla settimana quando posso e dico 2 o 3 cose senza preparazione, senza luci, senza niente, ma è il modo migliore, è la cosa più giusta. Sono andata a dare un'occhiata. Carlo Maria scrive: il ministro non è sottosviluppato, ma è sviluppato sotto. Ciò che l'altezza non gli ha dato l'ha ricevuto in P puntini puntini, un po' scurrili i suoi amici. Giovanni, quante puttanate, anziché colpire chi se lo merita si preferisce sparare nel mucchio, facendo passare la voglia di lavorare anche chi ce l'ha sempre avuta. Insomma c'è di tutto e le fa merito che lei non ha censurato mai le critiche. Ha trovato anche gli amici del liceo su Facebook? No. Non le è capitato di fare il... No, c'è stata una rimpatriata... ma non a partire da Facebook, anche se mi hanno raccontato che un ristoratore romano, durante una cena di Facebook, ha detto: dove si ringrazia Facebook? Perché vengono tutti a fare le cene da me, quelli di Facebook. Capitolo satira e sarcasmo. Apprendiamo che D'Alema si è scusato dell'averle dato dell'energumeno tascabile, ma lei ce l'ha ancora con lui. Lei scrive: ma avessero dato del botolo ringhioso mi sarei divertito. A me botolo ringhioso sembrava peggio che non energumeno. No, energumeno c'era violenza. E io, D'Alema si riferiva alla 104, quando io ho detto voglio controllare assolutamente come viene usata la legge 104, quella per assistere i disabili.
e D'Alema e l'onorevole Turco si sono scagliati contro di me in Parlamento, vergogna, vergognati, conculchi i diritti dei disabili. Falso. Io sono socialista, sono una persona per bene, non ho mai conculcato niente perché me la sono presa con lei su Brodolini, perché io sto dalla parte dei lavoratori, sono sempre stato dalla parte dei lavoratori, dalla parte della gente. Perché non ha accettato le scuse di D'Alema? Perché era un bigliettino. Era un bigliettino che si scusava e non si scusava, diceva anche i tedeschi avevano le corazzate tascabili, che pure erano molto efficienti, ma ripeto, il problema non era tascabile, era l'energumeno e di un fatto che D'Alema non aveva seguito, non aveva capito, era un luogo comune. Io non sopporto i luoghi comuni. Beh, a questo punto, a proposito di satira, io volevo farle rivedere un'imitazione piuttosto brillante, ma non vorrei che si risentisse. Ma lei pensa, ma lei pensa, gliela posso far vedere o no? Ma lei pensa che io, guardi che in questo nostro dialogo la più permalosa è lei. Ma io sono molto permalosa, allora io è no, vero. Io no. Però io la trovo ancora più permalosa di me, ma cioè, questo ce lo diciamo dopo fuori. Assolutamente. Le posso far rivedere Crozza? Tutto quello che vuole. Allora guardiamo. 104. Ma perché? No. 3 per 4 quanto fa? Ma cosa? 12, 112. No, basta, no. Quando vai a casa. Sì. Sei ammalato, spiego. Sì. Oi, sono ammalato. Ah, uno dice, buongiorno, mi fa vedere quanto è ammalato? No, non c'è a fare la spesa. Ah, bene, infingardo di un infingardo. Bisogna avere un maestro unico. No. Hai pagato poco? Bene, c'era un maestro unico in tutta Italia. Ha pagato molto bene. Uno... Andiamo avanti. Il lavoro? Sì, ma 22 ore al giorno? Sì. Come è successo? Più 16. No. Sono 38 ore al giorno. No, no. 200.000 precari non avranno i soldi per prendersi un tetto sopra la testa. Ma e saranno in strada. Bene, capita. È la vita. Io odio il pubblico. Io lo odio. Basta, adesso vado alla lavagna. No, non ci vada, no. Piuttosto brillante come imitazione. Avevo letto che lei non l'aveva mai vista. L'ho vista poche volte nelle trasmissioni sempre televisive. Dove l'hai invitata, quando la... Ma vede, vedere. Io amo la satira quando è rivoluzionaria, quando è conservatrice no. Questa la trova conservatrice? Assolutamente sì. Come mai? Ah, perché fa perché c'è la cosa dell'altezza? No, quella non è una stupidaggine. Ah, perché la trovo così? Perché ridicolizza un italiano, un cittadino che cerca di far lavorare i dipendenti pubblici. Però siccome... se uno vuol far satira su di lei, lo fa su quello, se no cosa la fa? Sì, ho capito, ma si mette dalla parte dei fannulloni. Perché la satira deve mettersi dalla parte dei fannulloni? La satira è bella quando è rivoluzionaria. Satira è satira, tocca tutto. Dipende, per esempio, non quando è razzista, per esempio, come qualche vignettista in qualche trasmissione di Ridere. In questi mesi, questo un po' mi consola, ha avuto parecchi scontri con i giornalisti. Nel libro lei ha parole molto dure contro Corrado Augias e Francesco Merlo. Ma non è più elegante abbozzare in questi casi, invece mai di puntualizzare? Mai. Beh, però lei è in una posizione di potere, cioè anche loro ce l'hanno. Impotente, anche lei, anche lei è in posizione di potere, mi scusi. Anche loro ce l'hanno. Anzi, tra l'altro, i giornalisti hanno sempre il diritto di replica finale alla fine, no? Cioè, loro scrivono, dicono delle cose, tu rispondi. Se sono gentili, ti fanno rispondere. Dopodiché riprendono, rispondono loro e chiudono e non ti fanno più dire nulla. E loro sono più potenti. Beh, sa, un ministro è in una condizione di grande potere. Rispetto a un editorialista di Repubblica. Ma lei, però, quello che volevo chiederle è se non le viene da abbozzare o se pensa che sia giusto non abbozzare. È giusto puntualizzare. Dal punto di vista morale, puntualizzare. Guardi, ieri c'era pubblicato sul Corriere della Sera un corsivetto di Isabella Bossi Federigotti, in cui lei, nella sua rubrichetta, riproponeva una lettera di uno che protestava, che non aveva avuto risposta da un servizio del mio ministero. Io ho fatto immediatamente controllare, la situazione non era esattamente come quella descritta dal lettore, e ho mandato subito una precisazione e ho detto alla dottoressa Federigotti: le mando, eccetera, eccetera, però dico, piuttosto che pubblicare, siccome c'era poi una frasetta velenosetta alla fine, dice, allora queste sono tutte balle, più o meno, sono tutte chiacchiere, visto che non mi ha risposto,
dire una cosa di questo genere pubblicata sul Corriere della Sera, ho detto guardi che non sono chiacchiere, è spiegata tutta la situazione. L'ha pubblicata? No, oggi ho mandato la mail di rettifica e spero che venga pubblicata. Però quello che mi chiedo spero che venga pubblicata. Forse prima di pubblicare quella lettera, forse se faceva una telefonata la dottoressa Bossi Fedrigotti, forse era meglio. Però come fa a star dietro a tutto? Cioè non vive più se... No, non è vero, io vivo... Ma no, tutto quello che... No, puntualizzo perché mi piacciono. Cioè, dipendenti pubblici quanti sono in Italia? 3.650.000. Non li potrà conquistare tutti? Ma non li voglio conquistare tutti. Ci sarà un dissenso, ci saranno ma quelli... Ma che ci sia, allora, la viva maestra dissenso. Della mia bambina malata di ernia, che si è dovuta far operare... Non c'entra, non c'entra, non c'entra, non c'entra nulla, non c'entra nulla, stanno meno a casa, non c'entra, è comprensibile. Mi scusi, non c'entra nulla con le assenze per malattia che sono fino a 10 giorni e l'ernia, che è una degenza più lunga, non c'entra. No, ma quello che io sto dicendo, è normale che qualcuno abbia delle critiche da farle, delle... È bene che le faccia, e se però ritengo che siano non del tutto corrette, rispondo. Puntualmente. Mi chiedevo se non le prende troppo tempo questo lavoro. Riesce a fare tutto? Assolutamente. Ma guardi, quante ore guardi, no, non voglio sembrare antipatico, non sono affatto antipatico. Io mi diverto rispetto al lavoro che faccio. Mi diverto, mi piace, lo faccio con gioia, lo faccio con una certa qual dose di entusiasmo, di trasparenza. Non sono affatto antipatico, non sono affatto neanche come mi descrivono. Energumeno o un altro. Po' aggressivo, sì, dai. Ma fa parte del gioco, anche lei è aggressiva. Forse sì, comunque, e allora? Dai. Adesso stiamo facendo un'autocoscienza. Eh sì. A due. Se mi dice che sono aggressivo, mi permette sì, che possa dire che anche lei siamo un po' della stessa razza. Dai, siamo della stessa razza. Adesso quando usciamo ci meniamo. No, perché mai, le signore mai. Le signore mai. Ce la vediamo ai pugni. Le signore mai. Comunque è un fatto che lei è uno dei ministri più popolari, secondo solo a Berlusconi, tanto che al congresso del PDL gli ha quasi rubato la scena. E vorrei rimandare il momento del plauso, vede come non sono aggressiva, perché la sua commozione era toccante, la scena dell'ovazione. Grazie. Basta, mi commuovo. Finalmente hanno fatto un podio giusto. Insomma, i suoi colleghi saranno invidiosi. No. Ho letto che con Formigoni c'è stata una guerra di cifre sull'applauso più lungo. Chi ce l'ha avuto più lungo? Io. Vede. Dice che non le piacciono i salotti. Pagina 121. Sto lontano dai riti della Roma piacciona. Sono molto simile a lei in questo. Quali sono i salotti, secondo lei? Ma quelli che si dicono, quelli che... Cosa non le piace? Non mi piace che si va lì solo perché si è potenti. Il giorno prima di essere, tra virgolette, potente nessuno ti invita, quindi non ti invitano per te, ma invitano per quel che rappresenti in quel momento. E poi ti misurano di volta in volta se il tuo potentometro aumenta o diminuisce e così via. E poi vedersi tutte le stesse facce, quelle che si vedono già di giorno, vedersi anche di sera, che noia. Ieri Eugenio Scalfari all'Università della Sapienza riabilitava il valore culturale di certi salotti, ha detto l'opinione pubblica si è formata nei famosi salotti che oggi vengono tanto disprezzati. Sì, parliamo del 700. Beh no, dai, Scalfari non è così anziano. No, ma forse Scalfari si riferiva, che è uomo di buone letture, si riferiva... O anche forse ad altri salotti. L'estate scorsa lei ha detto veramente al settimanale Oggi, io povero, non bello e non ricco, ho fatto il culo al mondo e sono la Lorella Cuccarini del governo Berlusconi. Assolutamente sì. Quindi l'ha detta assolutamente questa frase? Sì. Sono stata precisa assolutamente a riportare. Sì, anche se Lorella Cuccarini non mi pare l'abbia presa bene. Come mai? Non lo so, non la conosco.
Scrive di lei Lucia Annunziata sulla Stampa: non bisogna preoccuparsi troppo delle iperboli del ministro Brunetta, sa come bucare l'attenzione dei media, ma ha realizzato le promesse fatte? Qualcuna sì, ma molte no. Come dire? A Lucia Annunziata ho mandato una chiavetta non elettronica in cui c'è scritto tutto quello che ho fatto e quello che non ho fatto, e l'ho detto quando vuoi, siccome è una persona deliziosa, simpatica, amica, bravissima. Non dubito che l'avrà infilato la chiavetta e avrà letto. Questo però è un sospetto che viene anche leggendo il suo libro, perché lei mette talmente tanta carne al fuoco, provoca una tale mole di discussioni, ed è poi così attento a puntualizzare, che il sospetto è: ma poi concretamente le farà veramente queste cose? Quando ci dirà allora, tutto quello che ha facciamo fatto? Mi dà 30 secondi? Certo. Benissimo. Allora, le assenze per malattia si sono dimezzate. Le consulenze sono quelle cose che davano gli enti certo. pubblici, si sono dimezzate. Ho chiuso il contratto di lavoro dei pubblici dipendenti. 70 euro, non saranno tanti. Non l'hanno firmato tutti, ma insomma. Ma li hanno presi tutti. Vede com'è la differenza. Vabbè, dai, però qui... La CGIL non ha firmato, però gli iscritti della CGIL hanno ritirato i 70 euro. Lordi o netti? Lordi. Quindi netti cosa sono? Pensi, con questi chiari di luna, quando la gente perde il posto di lavoro e va in cassa integrazione, io riesco a dare, io cioè il governo, lo Stato, cioè lei, tutti noi, un incremento salariale a gente che non rischia il posto di lavoro, che non va in cassa integrazione. Di cosa stiamo parlando? Ci dica le altre cose che ha fatto. Ho approvato la legge di riforma della pubblica amministrazione, che vuol dire trasparenza, premi, meritocrazia e tante altre cose ancora. Una legge di riforma così non si faceva da 15 anni e spero che sia efficiente ed effettiva. Sto portando l'elettronica nella sanità, nella scuola, nella giustizia, nella burocrazia. Oggi sull'Espresso c'era un articolo che non ho letto, ho letto solo il titolo, che diceva che internet è un disastro negli enti pubblici, che non funziona, che tutto è ancora vero, assolutamente vero, è ancora vero, non sarà più vero tra qualche settimana, quando tutti i cittadini avranno la posta elettronica certificata, cioè potranno interloquire con la pubblica amministrazione, con... E poi molte altre cose, se vuole vado ancora avanti, gli recito delle altre. Ha detto che, che chi investe in azioni lo fa a suo rischio, l'hanno criticata È una definizione economica. Certo, però non è un messaggio rassicurante. Ma mi scusi, investire in azioni è investire in capitale di rischio, certo. Si chiama. Se lei investe in capitale di rischio e guadagna... No, ma guardi che sia vero è fuori dubbio. E guadagna. Poi dà questo guadagno agli altri? No, se lo tiene. Se lei perde, vuole che gli altri, cioè Pantalone, la rimborsi? No, sono d'accordissimo, mi chiedevo se era opportuno dirlo. È la verità. Va sempre detta. Assolutamente sì. Allora, a proposito di Tremonti, ci dia una risposta definitiva e sincera. Chi è più intelligente tra voi due? Io. La chiuderei qui. Grazie. Grazie a lei. Grazie Ministro, buonasera. Un bacio. Arrivederci. Auguri.